L'abolizione richiestaci in realtà riguarda l'intero ciclo dei rifiuti e soprattutto la situazione in essere riguardo ai siti contaminati o inquinati del nostro Abruzzo, inclusi quelli che fanno parte della procedura di infrazione avviata ormai dal 2012. Io immagino che si parlerà prevalentemente della situazione di Bussi, su cui noi evidenzieremo quella che è stata la nostra attività di sollecito e pungolo dei soggetti direttamente competenti a che questa situazione possa davvero giungere a un punto fermo, tant'è che nell'ultima riunione del Ministero c'è stata per la prima volta in assoluto esposto un progetto sia sull'area interna che sull'area esterna che possa essere esaminato e mi auguro, pur se con delle prescrizioni del Ministero, approvato nella prossima conferenza che dovrebbe convocare il commissario delegato Goio proprio qui in Regione Abruzzo. Ecco, il progetto riguarda anche l'area esterna, quindi anche la discarica Tremonti, non solo l'interno, c'è già un progetto in essere? Sì, sia l'area esterna che l'area interna. Prevede quindi l'impegno di questi 50 milioni di euro e prevede anche un impegno ovviamente della Solvay in qualità di titolare della proprietà di alcune aree inquinate, di quelle più importanti, su cui quindi farà la sua parte in maniera concreta e sostanziale.